Buona giornata a tutti, bentrovati, buona domenica, per molti antinteristi sarà una domenica felice. Non oso, cioè no, lo confesso, io ieri ho gufato, però con Ezio ne abbiamo discusso. Buongiorno Ezio. Buongiorno a te Massimo, buona domenica a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Ne abbiamo discusso per, insomma, fare un'analisi in punta di penna di quella che è stata la partita di ieri, perché alla fine non è stato il Manchester City che conosciamo e Inzaghi ha preparato anche piuttosto bene la partita. Si è scatenata l'ironia sui social, naturalmente, i migliori meme ve li facciamo vedere da tutto sport. Sono tante, alcune fanno davvero sorridere, perché alla fine è vero, insomma, dai, tutto quanto si presta e loro saranno adesso i vice campioni d'Europa. Vice campioni d'Europa che noi siamo stati per 2 volte, ma qui c'è il primo, come dire, il primo appunto da fare. Sette volte Massimo, sette Ah, giusto, volte. giusto, io sono rimasto, hai ragione. Hai ragione, cioè, sono rimasto un po', come dire, no, voglio vedere quale sarà il trattamento riservato ai vice campioni quando noi ci prendevano in giro, guardate qui, messi in mora, sono tutti i meme che vi facciamo, stiamo facendo vedere, mettendo in pausa per vedere il momento esatto in cui il cuore dei tifosi interisti si spezza, sono tante le fotografie che stanno, godo ancora, guardate qui. Questo è Buffon, poi eccola qui le foto, insomma, ce ne sono tante, si è scatenata veramente, giustamente l'ironia dei social. A noi dispiace Staglioli, in fondo è una squadra italiana, guardate ancora qui, Anana 24 e ancora Giuliani andrò a Istanbul e tiferò Inter, sempre lui a fine partita, poi ancora Champions la ciabatta e Lukaku che fa vedere questa cosa qui, cellulare per uscire a testa alta e qui abbiamo il collare antinfortuni, beh li state vedendo, l'Inter perde la finale Champions, io a mio nipote di 5 anni tifoso interista, aspettate che tolgo, dillo alla mamma, dillo all'avvocato, va bene, questo è sostanzialmente lo sfottò della rete, tante, iscrivetevi al canale. Dicevo, avevo riflettuto un attimo, poi mi sembrava e ci è sembrato giusto farla un'analisi in punta di penna, Ezio, tu sicuramente la sai fare molto bene di quella che è stata la partita, perché alla fine, diciamocelo, non è stato il Manchester City che tutti si aspettavano. Diciamo anche un'altra cosa, la pressione internazionale gioca sempre brutti scherzi e la Juve ne sa qualcosa, perché alla fine la Juventus si è sempre trovata nelle condizioni psicologiche sbagliate. Una partita che comunque hanno perso, ma potevano anche vincere probabilmente, no Ezio? Sì, allora guarda, adesso ti dico la mia interpretazione della partita, poi dopo farò alcune considerazioni, ecco, generali sul clima che si è creato dopo la partita. Allora, io in ordine alla gara, dico questo: non è stata una bella partita. E non è stata una bella partita, e soprattutto una partita che a mio avviso ovviamente non poteva soddisfare le aspettative dei più acerrimi anti-interisti, intanto perché è stata una gara disputata parecchi giorni dopo la disputa delle semifinali, e quando passa così tanto tempo le condizioni psicofisiche delle squadre possono cambiare. A mio avviso, chi si attendeva a un Manchester City nella stessa Stellare. versione che ha asfaltato il Barcellona, coltivava speranze irrealistiche. Il Manchester City di ieri sera ovviamente non è stato il Manchester City di sempre, era una squadra, l'ho vista, molto stanca, tra l'altro,
estremamente tesa, particolarmente contratta, molto, ha fatto molta, molta fatica a portare avanti la palla, era sempre abbastanza in ritardo e imprecisa, una circolazione della sfera molto lenta, una intensità a livello zero e soprattutto l'incapacità di far giocare i propri elementi migliori. Tant'è che Bernardo Silva, Haaland, lo stesso De Bruyne, poi uscito per infortunio, e in molta misura anche Gundogan, a tratti sono parsi anche abbastanza avulsi dal contesto della gara. Questo anche, va detto, per merito dell'Inter, perché Inzaghi, la squadra di Inzaghi, a differenza della squadra di Guardiola, è arrivata in condizioni atletiche decisamente superiori e tatticamente ha preparato molto meglio la partita, anche perché, se vogliamo, sgravata da certe pressioni. Insomma, il Manchester doveva vincere dopo aver perso 2 anni fa, dopo tutto quello che hanno speso, cioè tutto doveva remare in quella direzione. Per cui, morale, cioè, è stato uno dei peggiori City di stagione, contro probabilmente una delle migliori Inter di stagione, perché la squadra di Inzaghi già si era distinta anche per un'età media molto alta, per la capacità di raggruppare le proprie migliori caratteristiche e capacità di concentrazione in gara unica. Per cui, se anche la gara fosse arrivata ai supplementari, a mio avviso non avrebbero demeritato. Tutto questo a testa alta escono solo le giraffe, Ah, infatti. pur non disconoscendo la mia opinione di Guardiola, migliore allenatore al mondo, di cui peraltro ho apprezzato molto la conferenza stampa post partita, nella quale, tra l'altro, senza nominarlo, ha sostanzialmente asfaltato il calcio alle grune, no? Devo però tirargli le orecchie, perché c'è stato un momento in cui io mi chiedo come fosse possibile che un allenatore della sua levatura non togliesse dal campo Grealish, sostanzialmente il Bernardeschi La inglese, e situazione. Akanji, sostanzialmente l'Alexandro svizzero, sostituendoli con almeno un centrocampista di spessore. Va comunque rilevato che sono bastati 10 minuti, quasi 10 minuti per portare a casa le partite, perché poi alle squadre più forti di solito basta quello per riuscire a prevalere. La finale ha comunque dimostrato ancora una volta tutta la tipicità del suo genere di gara, ove a volte i valori, il fatto di giocare fuori, perché ricordo a tutti che il City quest'anno in trasferta ha vinto una sola gara, e a Siviglia. Fuori dall'Inghilterra non è lo stesso City che gioca in terra d'Albione. A chiosa di tutto, ti dico, pur non essendo aticofilo, sono sincero, cioè, credo che l'analisi della gara sia stata oggettiva, ma sono altrettanto oggettivo nel dire che sarebbe stato abbastanza intollerabile in termini bianconeri dover assistere ad un trionfo nell'azzurro. Tutto questo detto, ritengo del tutto fuori luogo un certo tipo di satira, nemmeno di ironia, di satira che la popolazione allegrumena in questo momento sta erogando a piene mani, dopo che per anni hanno considerato le finali perse Dei trofei, dei come dei trofei. Ecco, trofei. Ecco, allora, sì. trofei non sono mai, i secondi sono sempre solo i primi dei battuti, piaccia o non piaccia,
perché i secondi non se li ricorda nessuno, conta solo chi vince, e nell'albo d'oro c'è scritto quello, Massimo. Dunque, sì, giusta e precisa la tua analisi. Proietterei il tutto un attimo su quello che è comunque un percorso Champions. Noi eravamo molto, molto determinati a livello di tifo nell'avere, oltre agli scudettini, la famosa Coppa dei Campioni. Ora, troppi elementi vanno a influire su una finale per arrivare in finale, poi la devi vincere chiaramente. Devi avere un percorso favorevole, l'atteggiamento psicologico favorevole e sperando che le congiunzioni astrali ti aiutino nei sorteggi, perché questa è la realtà. Poi ci sono squadre nell'Inter che riescono a battere le più titolate e blasonate, però anche questo fa parte del gioco del pallone. Io credo che poi alla fine il più forte vinca in una finale come quella di ieri. L'Inter era nettamente inferiore. Se vogliamo fare un paragone fra Pippo Inzaghi che parla così, scusate la battuta, e il nostro toscano, credo che Inzaghi, allenatore criticatissimo e sull'orlo dell'esonero più volte, abbia studiato molto bene quella che è la partita di ieri. Poi la differenza è stata fatta naturalmente anche da chi gli ha giocato un po' contro, vedi Lukaku, ma sono sempre episodi che fanno parte di una partita secca e del percorso di Champions, Ezio. Sei d'accordo? Sì, sono assolutamente d'accordo, le tue considerazioni sono considerazioni che rispondono a quella che è poi l'essenza del gioco del calcio. Io, ecco, puntualizzerei il fatto che sì, ha vinto la più forte, pur non sfoggiando una prestazione all'altezza. La perdente non è stata umiliata, perché se l'è giocata al massimo delle proprie possibilità. Poi che questo possa contare poco o nulla, potrebbe lasciar fluire tantissime altre considerazioni, come una su tutte, che ritengo che probabilmente la partita dell'Inter di ieri sera sia stata, alla stregua di quella del Manchester, estremamente estemporanea. Cioè, non è l'indizio o non è il tracciamento di una linea o di un percorso. In termini, ecco, squisitamente, se vogliamo, non cattivi, ma karmici, non direi che la Federbanana ha avuto quello che meritava, e che quindi il cosiddetto strike, la parola tripletta non mi piace perché risponde a Certo. un trofeo che non esiste, perché non esiste il trofeo tripletta, ma il cosiddetto strike, ecco, diciamo che rintuzza un attimo un certo tipo di prosopopea che si stava sprecando a proposito della cosiddetta resurrezione del calcio No, italiano. vabbè, questo non possiamo Ezio sostenere una cosa di questo genere, perché vabbè, tre squadre che sembravano destinate al massacro sono finite lì, ma per una serie di anche momenti di fortuna. Per cui la fortuna prima o poi ti volta alle spalle, a meno che non ti chiami Allegri e ti arriva una super offerta ancora tutta da verificare per l'Arabia Saudita, Poi, eh? guarda, io ti dico che a conclusione di tutto, da tifoso di Guardiola, ecco, perché io sono un ammiratore di Guardiola, e una rondine non fa Non fa primavera, primavera. cioè una partita mal giocata dalle sue squadre, non può essere, non può, non, non può assumere valori assoluti, in generale. Quindi sono comunque contento per lui. E così come affermo, ecco, che la sconfitta dell'Inter non lenisce minimamente tutte le umiliazioni che noi abbiamo
abbiamo subito in queste ultime stagioni, segnatamente nelle ultime due, ultra segnatamente in Europa, e che probabilmente continueremo a subire se l'inquilino o il dipendente di panca continuerà ad essere lo stesso, Massimo. Allora, noi siamo juventini e per questo cerchiamo, almeno su Signora per Due, di vedere tutto con obiettività. Io devo dire, sono abbastanza soddisfatto che non abbiano vinto, perché l'avevano messa un po' troppo in conto e si sarebbero fatti delle crasse risate. Tifosi interisti, vi danno l'onore delle armi, siamo d'accordo, però come tifosi della Juventus non potete toglierci un briciolo di soddisfazione per capire e ci capite su come è andata. Però almeno su questo canale cerchiamo di essere sportivi tra virgolette, non dimenticando che la Juventus è stata oggetto di gravi sperequazioni giudiziarie e sportive. Però ci siamo sentiti in obbligo di farla, un'analisi della partita, l'ha fatta Ezio molto bene. Buona domenica ancora, sempre forza Juve, Ezio, ci vediamo per il caffè. Questo sì, ovviamente, come sempre, a chiunque tocchi in sorte, certo. Le finali non si giocano, ma si devono vincere. Come e più di sempre, e vale anche e soprattutto per gli allegrumeni, andarci vicino conta solo a voce. Per quello che mi riguarda, buon proseguimento di domenica. Ci vediamo prestissimo.